intanto la prima vittoria del Renato sul Monza è un bella, è una bella presentazione anche per lei, per la società. Direi sì, sempre una vittoria di prestigio, cioè nel senso, quando vinci con società del blasone che ha il Monza è una vittoria di prestigio, per cui per il Renato non può che far piacere questa vittoria. Io sono nato di tante squadre ormai, per cui dopo tanti anni di carriera sono nato di tante squadre, anche del Monza dove ho fatto una bella stagione. Appunto, a parte il risultato... No, direi che è stata una bella partita, abbiamo avuto la fortuna e la bravura di andare in vantaggio subito e di metterci la partita nel modo migliore come volevamo, però... Devo dire che i ragazzi sono stati bravi a gestirla bene la partita, non hanno mai concesso spazi al Monza, che è una squadra che gioca sicuramente un buon calcio. Avremmo avuto anche la possibilità di raddoppiare con Zanetti e lì ce la siamo giocata. Però devo dire che nel complesso è stata un'ottima prestazione, sia sotto l'aspetto tattico che sotto l'aspetto fisico. Siamo calati un po' nell'ultimo quarto d'ora, però è evidente che siamo ancora all'inizio. Ci manca ancora un quarto d'ora e arriveremo pronti per il campionato. Appunto, in chiave campionato, da questa partita che indicazioni trae? Ma appunto avrebbe scelto tra Monza. Certo, adesso a Como sicuramente ci sarà un ampio turnover, perché noi non possiamo giocarci tre partite in settimana e arrivare con il Rimini avendo già giocato due partite con questa intensità. Per cui darò spazio sicuramente agli altri che non sono riserve, che sono sicuramente all'altezza di chi ha giocato oggi. Poi farò il consuntivo di queste due partite per mettere in campo l'11 che esordirà in campionato. Tutte indicazioni di oggi, i nomi non ne vuole fare? No, però... direi che i nomi non ne faccio. Io faccio un elogio complessivo alla squadra. Mi è piaciuta la squadra nelle due fasi, sia nella fase di possesso palla che nella fase di non possesso. È ovvio che abbiamo ancora tanti difetti di gioventù, perché è una squadra in cantiere da poco, e ha già fatto molti passi, però ne ha da fare altrettanti. È ovvio che lavorare con dei risultati positivi diventa molto più facile. E dopo il pareggio con la Tritium di sabato, la vittoria di oggi, direi che la squadra acquista autostima. Partita di Como, visto che tanto è qua, andiamo a Como, non abbiamo niente da perdere, andiamo là, ce la giochiamo, anche perché la mia mentalità lo sapete qual è, andiamo là, ci giochiamo la partita, non abbiamo niente da perdere, faremo questa partita e poi alla fine tireremo le conclusioni. Poi so già che passano anche le 7 seconde, per cui a questo punto qua dovremmo, non dico quasi essere sicuri di essere dentro, ma quasi. Avendo fatto 3 punti. Fatto un pareggio. No, io non voglio sentire parlare di pareggi. Io me la gioco la partita, se poi il campo se dal campo uscirà un pareggio, ok, però assolutamente non fa parte del mio modo di pensare. Poi mi conoscete, sapete come gioco. Anche perché l'ho messa a denuncia quando... No, ma poi a me non interessa. Io gioco sempre per vincere. Poi se l'avversario è più bravo, tanto di cappello. Senta, visto che sta per iniziare il campionato sospetto, adesso Asta ha detto, probabilmente sono campionato dove non conterà Blasone. Certo, come Renate e Zungoglio magari in Valle d'Aosta, il quale magari sono le promosse o da Giappone, magari faranno poi il campionato. Ma conta secondo me sicuramente l'organizzazione e la voglia dei giovani, soprattutto visto che anche noi abbiamo una squadra molto giovane, di mettersi in evidenza per tentare di scalare le categorie. Chi fa questo lavoro qua, soprattutto i ragazzi che abbiamo noi, sono ragazzi che hanno e debbono avere le ambizioni di far bene, per cui voglio dire, poi è chiaro che in questo campionato ci sono squadre come il Venezia, come il Mantova di Blasone, che magari aspirano chiaramente al passaggio di categoria, però devo dire che il calcio mi ha insegnato in tutti questi anni che poche squadre, poi quelle che partono favorite, soprattutto in questi campionati, dominano il campionato. Questi sono campionati completamente equilibrati, dove soprattutto la corsa, l'aspetto agonistico fa la differenza. Se poi hai anche una buona organizzazione, riesci sicuramente a fare un buon campionato. Che ci ha fatto la squadra praticamente a fine luglio, si è presentato il 26 luglio e è stato
preso solo il Vita, poi la resta era già... Ma noi, noi abbiamo... un elemento... Sì, beh, noi siamo partiti il 16... Noi siamo partiti il 16 luglio, che praticamente avevamo la squadra, l'abbiamo già fatta. Siamo partiti con largo anticipo, abbiamo già scelto gli attaccanti, abbiamo già scelto il centrocampo. Cioè, è una squadra già abbastanza... Qui merita sicuramente del direttore di Abate, di Crippa, che conoscono benissimo la categoria, e sono inseriti bene perché conoscono, hanno anche molti amici in giro, e questo sicuramente ci ha dato una mano. Però hanno saputo scegliere i giocatori. Una volta che hanno scelto l'allenatore e sanno come mi piace giocare, hanno cercato di prendermi giocatori che potessero soddisfare le mie esigenze di gioco, e adesso sta a me metterli assieme e farli giocare. Però devo dire che hanno lavorato più che bene.